tutti e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, nuova settimana, buongiorno a tutti, arriviamo qui su Milano All News, oggi è il 21 ottobre, sono le 12:30 minuti in questo istante, precisi come gli orologi svizzeri, iniziamo la nostra puntata del lunedì di Good Morning Milano, quest'oggi in compagnia di Licia Casamassima, buongiorno Licia, di Azione Contro la Fame, buongiorno. E Alessandra Pepe di Farm 65, buongiorno Alessandra, grazie mille, benvenuta, lo vedete anche dalla nostra banda, oggi parliamo di ristoranti contro la fame, ma insomma ci arriviamo pian pianino perché dobbiamo capire come queste due realtà ci portano appunto a conoscere una manifestazione molto importante che avrà luogo dal 16 ottobre fino al 31 dicembre, giusto Licia? Corretto. E allora diciamo subito, Licia, tu sei di Azione Contro la Fame, responsabile di Azione Contro la Fame, che cosa fa Azione Contro la Fame? Chi siete? Allora, Azione Contro la Fame è un'organizzazione umanitaria che nasce in Francia 40 anni fa e che poi nel corso del tempo ha sviluppato sedi altrettanto grandi e importanti in Spagna, negli Stati Uniti e poi in Canada, in UK e in Italia e in Germania dal 2015. Quindi siamo relativamente giovani nel contesto italiano, ma parte di un gruppo molto grande e importante che si occupa da 40 anni di fame e di malnutrizione, intendendo il proprio intervento, la propria azione, sia sulle cause che sulle conseguenze della fame. Quindi le conseguenze della fame, ahimè, le conosciamo tutti, perché di fame, di malnutrizione acuta si muore ancora, e ci sono ancora ogni anno 2,5 milioni di bambini che muoiono per cause legate alla fame, un numero ancora inaccettabile. E sulle cause della fame significa andare a lavorare sulla sicurezza alimentare, sull'accesso all'acqua, significa lavorare nelle emergenze e per creare delle attività generatrici di reddito, quindi capaci di fare in modo che le persone abbiano accesso al cibo. Quindi questo un po' in generale, in 50 paesi del mondo, Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina. Da qualche anno fate appunto una manifestazione molto interessante che si chiama Ristoranti Contro la Fame, quinta edizione quest'anno, giusto? È la quinta edizione di Ristoranti Contro la Fame, che era già un successo in altri paesi del network, in particolare in Inghilterra e in Spagna. L'abbiamo portata in Italia, dove ovviamente il cibo è alla base della nostra quotidianità, della nostra cultura, e ha funzionato molto bene dal 2015, quindi questa è la quinta edizione, e andiamo a coinvolgere tutti i ristoranti in tutta Italia perché introducano nel loro menu un piatto solidale, dove per ogni piatto venduto viene fatta una donazione di 2 euro per i nostri programmi contro la malnutrizione, e dove i clienti vengono comunque invitati ad aggiungere una donazione al loro conto. In questa quinta edizione avete incontrato un compagno di viaggio interessante come Farm 65. Farm 65 che cos'è, prima di tutto? In realtà, che insomma, è Milano, e cosa fate? Allora, Farm 65 è una scuola di cucina, non solo, mi devo avvicinare. Grazie. Una scuola di cucina, non solo, una location eccezionale, perché cresce sull'alzaia Naviglio Pavese, di fronte alla Conca Fallata, nell'ex quartiere Binda. La cosa un po' romantica, la cosa bella, è che è in una palazzina a sé, che era la mensa della cartiera, quindi ha in realtà sempre servito cibo, diciamo. Ecco, si parla di cibo in fase da 5, in che maniera? Quali sono le cose che fate per il cibo e con il cibo? Allora, ne parliamo, la location ospita una cucina immensa, mm-hmm. perché ha 12 postazioni doppie con forno e piastre in induzione, dove le persone possono cucinare singolarmente. Quindi la cosa bellissima di Farm è che quando uno fa un corso di cucina, cucina per davvero e torna a casa avendo imparato tutto quello che si fa. In più facciamo eventi privati con team building, perché la location è 450 metri quadrati e possiamo ospitare un centinaio, 150 persone contemporaneamente. Corsi di cucina per chi? Chi è che viene a fare i corsi di cucina a Fa 65? Sono corsi di cucina amatoriali,
non abbiamo uno chef resident, quindi ogni appuntamento è gestito da uno chef che racconta la specialità, i piatti, può essere le serate possono essere serate a tema o serate che raccontano un menù dall'antipasto al dolce, la serata del risotto, o se no abbiamo anche gli appuntamenti per i bambini. I corsi sono amatoriali, si svolgono solitamente la sera ultimamente stiamo aprendo degli appuntamenti diurni. Io che ormai la parola chef amatoriale fa paura, perché poi no. Si vedono, fanno delle cose pazzesche questi ragazzi, cioè, anche dei bambini, poi si vedono cose in televisione, ci sono bambini che sono dei mostri in cucina, fanno delle cose che io non saprei neanche da che parte iniziare ad avvicinarmi. Se non so fare niente posso comunque venire a corso 65? Assolutamente. Ah, ok, meno male. Per primo a farmi 65, perché lo chef ti segue direttamente in cucina, farai tutti i piatti dall'inizio alla fine e sarà facilissimo. Parlavamo della location che appunto vi ha ospitati nell'apertura, diciamo, di questo percorso, giusto? Esattamente, Farm 65 ha dato la possibilità di realizzare l'evento di lancio di questa quinta edizione di Ristoranti contro la fame, e quale location migliore per invitare alcuni dei nostri ristoranti contro la fame di Milano e far provare ai media e ai presenti qualcuno dei piatti solidali. Abbiamo avuto diversi ristoranti che hanno cucinato lì, da Cittamani a Pescaria, alla cucina di mio babbo, ai ristoranti dell'Emporio Armani Restaurant e l'Armani Hotel, la terrazza di Via Palestro, e quindi abbiamo avuto la possibilità di raccontare quello che è ristoranti, quello che fa Azione contro la fame nel mondo, e nello stesso tempo far degustare i nostri piatti. Del resto la proprietà di Farma, cioè i fratelli Dorigo, che sono gli organizzatori dei Taste Festival di Milano e di Roma, sono nostri partner fin dalla prima edizione, e quindi insomma lo sposalizio è venuto bene. Quanti sono i ristoranti all'incirca a Milano che hanno aderito al Ristorante contro la fame? Ah, sono una bella fetta del totale dei ristoranti contro la fame, sono oltre 40 su 175 che sono al momento iscritti, ma le iscrizioni sono ancora aperte. Ottimo, per cui c'è questo sito che è ristorantiscontrolafame.it, dove trovate tutti i ristoranti aderenti e dove è possibile anche geolocalizzarli in base alla città. Il sito, eccolo qua. Esattamente. Qua ci si può ancora iscrivere, vero? Ci si può ancora iscrivere. Chi ci sta ascoltando in questo momento, magari è un ristorante o una pizzeria, ho visto che sono proprio due categorie diverse. Esattamente. Abbiamo ristoranti che vanno dai ristoranti stellati alla pizzeria, tutti possono aderire, perché è una bella iniziativa collegiale che punta appunto a raccogliere fondi e a far conoscere il problema della fame nel mondo e a contribuire concretamente raccogliendo fondi per i nostri progetti. Quindi, insomma, si può mangiare bene facendo del bene. Già questo è bello interessante, per tutte le tasche, da quanto per capito, tutte le quindi tasche, assolutamente, e sono tutti ristoranti comunque di qualità, ecco, indipendentemente dal tipo di cucina che fanno. Ecco, io vorrei tornare un attimo sul lavoro che fa però Azione contro la fame nel mondo, diciamo appunto sono due i filoni, diciamo, che di intervento, su uno sulle cause, uno sugli effetti, per un totale c'è, cioè, quante milioni di persone vengono in contatto con le vostre azioni nel mondo? Allora, soltanto l'anno scorso abbiamo aiutato 21 milioni di persone, quindi sicuramente un bacino d'utenza molto ampio. Prevalentemente si tratta di donne e bambini, perché ahimè i più colpiti dalla malnutrizione sono proprio i bambini, e purtroppo i numeri sulla fame nel mondo sono abbastanza preoccupanti, perché dopo decenni dove abbiamo visto decrescere il numero di persone che soffrono la fame, negli ultimi 3 anni, dal 2015, il trend si è invertito e sono ancora 820 milioni le persone che soffrono di fame nel mondo, e questa inversione del trend è preoccupante e deriva soprattutto da guerre e cambiamenti climatici. Quindi i nostri interventi, ahimè, vedono continuamente aumentare il numero di beneficiari proprio per queste cause, e noi siamo in prima fila nei paesi, diciamo, più poveri del mondo, che sono purtroppo interessati
interessati da questi temi, dalle guerre, dai cambiamenti climatici che stanno generando anche migrazioni di massa dovute al fatto che alcune aree della Terra ormai sono non più abitabili perché non c'è più cibo e diventano difficili da vivere, e quindi insomma il nostro intervento è sempre più richiesto, abbiamo sempre più bisogno di fondi per poter portare avanti il nostro lavoro. E allora, visto che poi hai parlato di fondi, dici un po' come possiamo fare ad aiutare Azione contro la fame, quali sono le coordinate per potervi dare una mano anche, appunto? Assolutamente, allora sicuramente anche semplicemente andando a mangiare in uno dei ristoranti contro la fame in questo momento ci aiutate, appunto come giustamente dicevi, dal 16 ottobre al 31 dicembre trovate tutti i ristoranti su ristorantiControLaFame.it. Ci troverete anche con una campagna che abbiamo lanciato che si chiama Oggi non muoio, che è una campagna anche questa per sensibilizzare proprio sul tema della malnutrizione infantile. Infatti l'immagine di questa campagna è proprio quella di un bambino, e sono tutte storie vere di bambini che abbiamo curato e che abbiamo salvato dalla malnutrizione. Sì, infatti, la cosa drammatica qui è che non servono attori o inventarsi storie. Assolutamente. Cioè, ci sono nella sono realtà, foto di bambini. Fin troppo, ce ne sono. Esattamente, sono proprio bambini che hanno, grazie all'intervento di Azione contro la fame, hanno ritrovato la salute e il sorriso. Quindi sul sito azionecontrolafame.it avrete la possibilità di diventare anche i nostri donatori regolari. E continuare quindi a sostenerci in una maniera continuativa e dandoci la possibilità di continuare a fare sempre meglio il lavoro che facciamo. FAM 65, insomma, una grande mano ha dato appunto alla realizzazione delle aperture, e poi comunque appunto continua anche a diffondere, mi sembra di aver capito, anche un utilizzo intelligente comunque del cibo, mi viene da dire, no? Nel senso che appunto quali sono in questo momento i corsi, ad esempio, che state proponendo? E dicevi anche per bambini, che tipo di corsi sono per i bambini, ad esempio? Il primo in calendario è quello di Halloween, ovviamente. Settimana prossima faranno dei biscotti spaventosi, dei budini con al cioccolato, con decorazioni appunto di Halloween, zucche, gatti arrabbiati e fantasmi. E questo è il primo appuntamento per i bambini. Poi ce ne saranno altri dove faranno cupcakes, ai bambini piace un sacco cucinare. E per noi invece un po' più grandicelli, cosa proponete come FAM? Abbiamo diversi appuntamenti italiani, di cucina italiana, quindi dove raccontiamo una cucina. Per esempio domani abbiamo l'appuntamento della cucina creativa, faremo dei ravioli con della farina di castagne, c'è uno chef, Sebastian Fitarau, che è un poeta fantastico, cucina e racconta storie. E poi abbiamo appuntamenti invece anche di cucina peruviana, per esempio, dove faremo tutti i piatti con pesce marinato con Rafael Rodriguez di The Fisher. Abbiamo diversi appuntamenti, la pasta fresca per chi vuole lavorare un pochino di più. Se vogliamo avere il calendario più completo, dove possiamo trovare le indicazioni? farm-65.com. Sono tutte iscrizioni singole, se mi dicevi non sono dei corsi, posso venire a fare un corso solo? Sono iscrizioni poi singole, sì, sono iscrizioni singole, si può venire per una sera e si può tornare quando si vuole, bisogna venire semplicemente con il sorriso, la voglia di lavorare, noi vi diamo il grembiule e poi si fa tutto in 3 ore. Licia, dicevamo appunto, Ristoranti contro la fame, quinta edizione, cosa ti porti dietro dalle scorse edizioni invece? Cosa ti ha colpito dalle scorse edizioni? Ma allora, sicuramente la famiglia che abbiamo creato, il senso insomma di appartenenza di tutti i ristoranti che partecipano. Ce ne sono alcuni che partecipano fin dalla prima edizione, anche chef importanti, insomma noti come Claudio Sadler, come Elio Sironi, come Tommaso Arrigoni, Tano Simonato, quindi personaggi noti, ma anche veramente
veramente tutti i nostri ristoranti contro la fame, noi li consideriamo tutti quanti parte di una bellissima famiglia, è un commitment importante, anche un'attività sui social network che vive ogni giorno, che ci fa pensare che le persone si sentono molto partecipi di questa campagna, perché effettivamente tutti i ristoranti per questo periodo sono ambasciatori di questa causa e raccolgono fondi per noi nei loro ristoranti coinvolgendo i loro clienti, quindi siamo davvero insomma contenti di quello che abbiamo creato, anche se ovviamente la nostra ambizione è di crescere sempre di più e di fare in modo che ce ne siano ancora tanti, perché comunque 175 ristoranti, se pensiamo a tutti i ristoranti che ci sono in Italia, sono soltanto potenziale, c'è diciamo, effettivamente. Esattamente, però vediamo, siamo positivi nel vedere quello che stiamo costruendo, insomma. Quest'anno qual è, no, so che non si può dire quale preferisci, qual è, perché sono tutti giustamente equi, li vogliamo bene a tutti quanti, perché insomma hanno partecipato al ristorante, stanno partecipando al ristorante contro la fame, però qualche ristorante che ti ha colpito anche per magari il tipo di cucina che propone? Ma allora, veramente non mi sento di fare di non far torto a nessuno. Allora, sicuramente una storia interessante da raccontare è quella di Cittamani, perché la chef, che è Ritu Dalmia, è indiana, in questo momento a Mumbai, e stiamo facendo in modo che riesca a visitare alcuni dei nostri programmi alla periferia di Mumbai, quindi questo sicuramente è una storia interessante. Siamo molto contenti che quest'anno tutti i ristoranti della ristorazione Armani abbiano aderito, perché comunque è un traguardo importante, sono ristoranti importanti, ma voglio veramente ricordare anche quelli che ci sostengono da sempre: Andrea Provenzani del Liberty, Tommaso Arrigoni di Innocenti Evasioni, appunto Tano Simonato, Claudio Sadler, che sono ristoranti che da sempre ci supportano, Daniel Canzian, ce ne sono veramente tantissimi, il Love, il Ratanà, vi invito veramente a visitarli tutti, la Cristina Bauerman a Roma, anche lei è sempre molto attiva e ci ha sempre supportato da tantissimi anni al nostro fianco, e insomma ci sono tante realtà importanti, Pescaria anche, che è una bella catena che ci supporta, che ha una storia interessante di panini col pesce, o i fratelli La Bufala con le loro pizze, per cui veramente ognuno di loro ha una storia che andrebbe raccontata. Parlando di particolarità, un corso particolare che potremmo trovare da qui ai prossimi mesi in Farm 65, beh, già fare i biscotti spaventosi non era male. Abbiamo una serata bellissima il 19 di novembre. È una serata che facciamo insieme a Taste. Gli ospiti arriveranno, faranno un cocktail loro con un barman che li segue, ovviamente. Dopodiché andranno in cucina, dove prepareranno due piatti per la serata. E una cosa che non succede mai durante i corsi, andranno a degustare la cena in sala soppalco, perché abbiamo un soppalco dove prepariamo le cene plassé, e per questa serata dopo il corso si potranno sedere e degustare la cena. Ricordiamo bene quando? 19 novembre. Invece il ristorante contro la fame è avanti fino al 31 dicembre. Ah, tra l'altro mi dimenticavo anche il cocktail del Base Milano, perché che era buonissimo, che abbiamo degustato anche da Farm 65, per gli amanti della notte che non vogliono andare a cena possono andare al Base ad assaggiare il cocktail dedicato a noi. Ma cosa più importante ancora, appunto, essendo che la manifestazione va avanti fino al 31 dicembre, si possono aggiungere anche altri ristoranti che stanno facendo, giusto? Assolutamente, in tutta Italia, vi invito a visitare il sito, a contattarci per saperne di più e per capire come iscriversi, perché le iscrizioni sono ancora aperte. Come vi ho detto, in realtà qualsiasi tipo di ristorante può proporre. Qualsiasi e tipo. Il piatto che propone, diciamo, come l'avete chiamato? Piatto solidale. Piatto solidale. Può essere un piatto a scelta del ristoratore, date le indicazioni voi, come funziona? Allora, la nostra indicazione è quella di scegliere un piatto che si vende bene, ovviamente, perché più fondi raccogliamo più bambini riusciamo a salvare, quindi l'unica indicazione che diamo, poi assolutamente il ristorante è libero di scegliere quello che preferisce. Insomma, che piatto solidale è strano, proprio come piatto solidale? Ma c'è chi fa anche un piatto solidale ad hoc, no? Per cui diventa carino, perché magari per esempio Daniel Canzian l'anno scorso
corso ho scelto un piatto che comunque era un piatto povero, che andava raccontato, che raccontava insomma come anche dagli ingredienti di base ci può essere una storia interessante. O anche i fratelli La Bufala facevano la pizza solidale, la margherita solidale a forma di cuore per chi l'ordinava, quindi ci sono delle particolarità e chef che scelgono insomma di fare anche qualcosa di particolare. Allora Alice, ricordiamo bene le coordinate appunto sia di Ristoranti Contro la Fame, appunto, che si può iscriversi proprio al ristorante, proprio alla pizzeria, fino, finisce il 31 dicembre, magari datevi una mossa, ecco, quello sì, nel senso, sono arrivata a scrivervi il 30 dicembre. Esatto, chiamateci subito, infatti, ristorantecontrolafame.it, il sito, ci trovate anche su Instagram piuttosto che su Facebook, invece di Azione Contro la Fame, azionecontrolafame.it, e anche lì seguiteci e insomma, se volete, se vi fa piacere anche diventare i nostri donatori regolari, noi saremo felici insomma. E invece se voglio dilettarmi dietro i fornelli, e che fornelli, abbiamo visto che è una location pazzesca, con dei fornelli, signori fornelli, e magari con dei compagni di scuola anche con cui poter imparare meglio, Farm 65, le coordinate di Farm 65. www.farm-alto65.com. Ok, immagino trovo anche su Facebook. Siamo su Facebook, su Instagram, sì sì, seguiteci. Allora metteremo nei commenti a questa diretta poi tutti i vari link e le varie indicazioni per diventare dei cuochi provette, andando da Farm 65 e fare un corso dei tanti, dei tantissimi che propongono quasi giornalmente, viene da dire ormai. No? Sì sì sì, assolutamente, giornalmente. Facciamo corsi, quindi, quando non facciamo corsi facciamo eventi, ci sono eventi privati. Quindi io passate di lì, buttate dentro la testa, tanto mal che vada assaggiate qualcosa, secondo me, cioè finisce, è una finisce cosa così, che succede spesso, finisce così, non dobbiamo dirlo troppo alta voce, ma secondo me finisce così. Natale a luce vino, lo diremo ai nostri amici di Milano da Scrocco di tenere d'occhio Farm 65, allora in questo caso. E invece fino al 31 dicembre la manifestazione Ristoranti Contro la Fame, ristorantecontrolafame.it per tutte le indicazioni, prendete, intanto uscite sempre a mangiare tutte le sere, lo sappiamo esatto. Benissimo, il nostro pubblico è un pubblico godereccio che va a godersi la vita spesso nei ristoranti milanesi, fate bene, continuate a farlo, ma in questo periodo già che ci siete un ristorante contro la fame, no, tanto appunto. Sono anche tutti molto buoni, molto validi, per cui perché per no? Tutte le tasche, per tutti i palati, vegetariani, vegani, carnivori, induisti, anche ben visto, indiani, c'è tutto, quindi insomma c'è qualsiasi un'ampia scelta. Cucina vogliate, la trovate per i ristoranti contro la fame. Io davvero ringrazio tantissimo per essere qui oggi, grazie, con noi, grazie mille, continuerò a seguirvi per tutte le vostre iniziative e fateci sapere appunto tutte le varie le nuove iniziative che avete in cantiere. Grazie mille a Alicia Casamassima di Azione Contro la Fame, Alessandra Pepe di Farm 65, grazie mille davvero, grazie anche a voi che ci avete seguito, l'appuntamento con Good Morning Milano torna come sempre domani alle 12.30 in diretta qui su Milano All News, domani è martedì quindi si parla di periferie. Prima di chiudere vi ricordo, andate su www.milanostorytellingawards.it perché sono ancora aperte per 10 giorni le votazioni, perché poi il 31 ottobre si chiudono le votazioni di Milano Storytelling Awards di quest'anno e poi 17 novembre grande serata finale con le premiazioni al Teatro Guanella. Grazie mille davvero a tutti, arrivederci e a presto.